Salve amici, sono Giampiero del canale 5 minuti di. Oggi vi voglio presentare un microfono della Neuwer. Si tratta del Neuwer USB 200. L'ho acquistato su Amazon ad un prezzo inferiore ai 20 euro e si è dimostrato un ottimo acquisto. In questa recensione vi farò sentire una nota vocale registrata con questo microfono per apprezzarne la sua qualità. Inoltre in questo video ho aggiunto un tutorial su come registrare note vocali sul Mac. Nella confezione, di cui poi vi mostrerò l'unboxing, ho trovato un mini treppiede, il microfono metallico molto ben costruito e abbinato ad esso c'è una spugnetta antivento. Andiamo a vedere questa recensione e vediamo come si è comportato. Facciamo una prova di registrazione con il volume d'ingresso settato a circa 3 quarti al 75%. Come vedete, il microfono USB 200 è riconosciuto dal Mac come microphone tipo USB. Ho appena effettuato la registrazione, andiamola a riascoltare. Questa è una prova di registrazione col Neuwer USB 200 posto a una distanza di circa 20 cm e collegato alla porta USB del retro del mio Mac Mini del 2018. Il volume d'ingresso è stato posto al circa il 75% e la prova di registrazione mi sembra abbastanza buona. Ne esce un suono abbastanza pulito, sentiamo anche durante una pausa il rumore di fondo. Anche il rumore di fondo sembra abbastanza contenuto, continuiamo in questa recensione, grazie. Per registrare delle note vocali su Mac andiamo sulla ricerca Spotlight e digitiamo Memo Vocali e clicchiamo sull'icona corrispondente. Oppure un altro metodo è quello di andare sul Finder, poi su Applicazioni e cercare l'applicazione Memo Vocali. Ci clicchiamo
e si aprirà l'applicazione. Adesso, per registrare la nota vocale, clicchiamo sul bottone rosso e si avvierà la registrazione. A questo punto possiamo mettere in pausa la registrazione cliccando in basso a sinistra, riprenderla sempre cliccando sullo stesso punto, oppure terminarla cliccando sul tasto fine. Adesso la nostra nota vocale è registrata e per condividerla possiamo o trascinarla sulla scrivania tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, oppure cliccando col tasto destro del mouse possiamo andare su condividi e condividerla via mail o messaggi. Se il video vi è piaciuto ed avete apprezzato anche il mio tutorial, mi raccomando, lasciatemi un like. E se volete vedere altri contenuti di questo tipo, iscrivetevi al canale. Grazie.